Microcosmi, viaggio nella biodiversità dell'infinitamente piccolo, il mondo dei microorganismi, raccontato da Duccio Cavalieri e Raffaele Palumbo. Le 9:03, una nuova puntata del nostro viaggio nel mondo dell'infinitamente piccolo con il professor Duccio Cavalieri, microbiologo. Professore, buongiorno a lei, caro Duccio, un grande piacere averti con noi il lunedì mattina, sebbene in forma di quindicinale, ben trovato. Buongiorno Raffaele, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Naturalmente questa mattina devi fare un capolavoro di sintesi, diciamo così, perché noi quest'oggi parliamo dei microrganismi utili, parliamo dei probiotici e parliamo di Elia Metchnikoff, per cui la questione è tanto complessa quanto interessante. Partiamo da questa cosa dei microrganismi utili e dalla parola probiotico, dalla definizione di probiotico, sei d'accordo? Assolutamente. Innanzitutto è il primo dei nostri incontri in cui parleremo dei microrganismi utili. Perché? Perché a mio avviso, dopo un anno e mezzo di coronavirus, dobbiamo ricordarci che la stragrande maggioranza dei microrganismi che abbiamo praticamente intorno a noi e in noi ci servono, e ci servono molto, ci servono per tenerci in salute. La definizione di probiotico ha trovato molti nomi e viene posta in opposizione ad antibiotico, no? Praticamente viene vissuta come l'opposto di antibiotico. È stata probabilmente coniata nel 1956 da un ricercatore chiamato Collard e lo definiva come praticamente quelle cellule o quei microrganismi che erano in grado di promuovere o di migliorare la sopravvivenza e lo stato di salute di altri organismi viventi. La definizione del WHO, che è praticamente la World Health Organization e della FAO, si chiamano probiotici quei microrganismi vivi che, quando consumati in adeguate quantità come parte del cibo, conferiscono beneficio alla salute dell'ospite. Però colui che introduce il concetto di microrganismi utili, appunto, è Elia Metchnikoff, che è vissuto dal 1845 al 1916, e con questo ci fa scoprire un altro personaggio importantissimo. Assolutamente. Elia Metchnikoff è una figura, a mio avviso, paradigmatica di uno scienziato dell'Ottocento e Novecento. Ricordiamoci che Elia è praticamente coetaneo dei più famosi Pasteur, insomma, lui Pasteur bene o male tutti l'hanno sentito nominare, va bene, ed è anche praticamente della scuola tedesca, abbiamo visto Koch che scopre il ruolo dei microrganismi associati a malattie. E Metchnikoff è uno scienziato russo che viene non dalla medicina, neanche Pasteur viene dalla medicina, a dire la verità, no? In un mondo in cui siamo tutti infilati in scatoline. Elia Metchnikoff è un laureato in biologia, va bene? È un laureato in biologia e anzi è uno zoologo con una vita interessantissima, perché fin da giovane praticamente, nonostante abbia anche alcuni insomma, una parte della sua famiglia è di origine ebraica, e in pratica è un ateo credente e militante, va bene? Quindi politicamente non voglio parlare, però insomma della vita politica di Elia Metchnikoff, però, ed è anche un grande ricercatore errante, perché si muove moltissimo. Nasce a Kharkiv, nell'attuale Ucraina praticamente, e negli anni della gioventù va a Napoli, quindi ha un rapporto molto particolare con l'Italia, in particolare con Messina, e qui fa una scoperta fondamentale. Sostanzialmente potremmo definirlo il padre dell'immunologia, va bene? Perché Metchnikoff scopre che, studiando, pensate voi bene, le larve delle stelle marine, quindi non è un qualcosa di estremamente, se vuoi, esoterico per l'epoca, studiando le larve delle stelle marine, vede che infilando
delle spine, in particolare si diverte anche con le spine dei ricci, no? Noi tutti i ricci di Mai le conosciamo, all'interno della larva della stella marina, scopre che praticamente ci sono delle altre cellule che vanno verso questa spina e cominciano a circondarla. Quando porta questi studi dalle stelle marine all'uomo, praticamente scopre di fatto i globuli bianchi, e scopre praticamente i globuli bianchi e i macrofagi, cioè scopre quelle cellule che mangiano, ingeriscono, fanno a pezzi i microrganismi e praticamente poi allenano il sistema immunitario. Tutto questo lo fa non studiando l'uomo, ma studiando le stelle marine. Cosa veramente strepitosa, scetticismo ovviamente dei grandi scienziati dell'epoca, compreso il Pasteur che citavi prima, però comunque nel 1908 ebbe il Nobel per la medicina. E qui ci introduci a parlare del Lactobacillus bulgaricus. Di che si tratta? L'altra grande scoperta è che questi sono veramente anni praticamente di grande movimento, e c'era un ufficiale medico bulgaro praticamente, Stamen Grigorov, che si era accorto che determinati microrganismi isolati dallo yogurt avevano proprietà interessantissime, perché erano in grado di difenderti, prepararti, insomma proteggerti anche da infezioni di altri batteri praticamente. E associò questi batteri praticamente anche al fatto che in quella parte del Caucaso, insomma in Bulgaria, l'età della vita era notevolmente superiore all'età della vita delle altre parti d'Europa. Comincia a caratterizzare questi microrganismi e poi li passa a Metchnikov, che dopo un lungo viaggio che passava da Napoli, praticamente da Helgoland, prima in Inghilterra, poi Napoli, era tornato a Odessa, sostanzialmente comincia a studiare le proprietà antifermentative dei lattobacilli. Cioè, cosa scopre Metchnikov? Metchnikov scopre sostanzialmente che la capacità di lattobacilli di acidificare lo yogurt, quindi questa acidità, e fatto che questi lattobacilli sono produttori di acido lattico, sostanzialmente metteva a KO molti dei microrganismi patogeni che normalmente possono crescere nell'intestino, e ipotizza facendo degli studi zoologici, cioè lui guarda praticamente agli uccelli e dice: quando gli uccelli si adattarono alla vita, acquisirono un intestino crasso con un'abbondante flora batterica, diminuì la durata della loro vita. Lì qui probabilmente Metchnikov fa un errore, perché chiaramente non poteva avere l'idea della grande diversità delle comunità. Certo. Però Metchnikov ritiene che quando c'è troppi batteri, quando c'è un eccesso di specie di batteri, c'è un problema. E quindi si rende conto, dice: prendete questo Lactobacillus bulgaricus, semplifica la microflora da acidità e potrete raggiungere la lunga vita. E in quegli anni parte delle mode incredibili che hanno ripreso tuttora, che molti dei nostri insomma attori o politici fanno per dimagrire, e partono gli elisir di lunga vita, cioè tisane, che poi di fatto sono dei lassativi, lavaggi intestinali, insomma un mondo che è praticamente un di tutto, lavaggi intestinali associati poi a miscele di lattobacilli inserite per clisteri nell'intestino. Insomma, riparte proprio, è un mondo in cui c'è questo entusiasmo verso questi microrganismi che vengono scoperti da questo grande uomo, sostanzialmente. È straordinario immaginare che, tra le altre cose, alcune scoperte Metchnikov le fece in alcuni suoi tentativi di suicidio. Cioè, veramente stiamo parlando di vite che sono un romanzo. Sì, perché Metchnikov era uno scienziato, era un grande osservatore della vita. Infatti negli ultimi anni si trasferisce prima a Vienna, no? E poi a lavora al Pasteur. Lui praticamente, dopo aver avuto un rapporto anche molto conflittuale con Pasteur, va a lavorare all'Istituto Pasteur praticamente. Però Metchnikov aveva proprio l'anima russa, cioè è difficile
però era una persona anche molto irruente, con alternanze, sbalzi di umore molto forti. E quando gli muore la prima moglie, praticamente lui era profondamente innamorato di questa prima moglie, prova ad avvelenarsi con l'oppio, non ci riesce, cioè chiaramente è una crisi brutta, ma insomma, quando muore anche la seconda moglie, e la seconda moglie era molto più giovane di lui, aveva credo 25-30 anni meno di lui, muore praticamente di febbre tifoide, e Mechnikov prova a suicidarsi, e questa volta per suicidarsi prende praticamente, beve dei batteri patogeni, praticamente delle spirochete, e tanto per darvi un'idea, sono dei batteri che sono normalmente presenti nell'intestino delle termiti e di molti insetti, ma che hanno molte specie patogene praticamente. Lui si fa questo beverone di spirochete, provando a togliersi la vita, probabilmente si becca una bella gastroenterite, però il lattobacilli che lui aveva praticamente ingerito lo proteggono dall'infezione da spirochete, e sopravvive anche a questo tentativo di suicidio microbiologico. Un colpo in testa non andava bene, era troppo geniale per una cosa così semplice. E la cosa che appunto no, è una figura veramente incredibile, ma è incredibile anche, io credo che secondo me insomma la Danone o la Marcuzzi dovrebbero mettere una fondazione Mechnikov, no? Perché in realtà grazie a lui che stanno vendendo, o che hanno venduto sicuramente, cioè il successo di questi probiotici commercializzati sotto varie forme, praticamente sicuramente è legato anche a queste grandi scoperte che iniziano. Ma certo. Abbiamo infatti imparato dalle pubblicità televisive a padroneggiare nomi difficili tipo bifidobatterio, lattobacilli, che in realtà sono molto importanti per il nostro corpo in certe circostanze. Certamente sono fondamentali, e uno di questi appunto in realtà, uno dei più importanti, non ha un'origine nobile come noi quello che noi chiamiamo acti regularis, in realtà aveva il suffisso animalis come parte finale, perché la storia dell'isolamento di molti di questi microrganismi, oltre che dallo yogurt, e ad esempio dai maiali. E studiando, ora l'Italia è una grande scuola di microbiologia, di probiotici, voglio ricordare Scardovi, un'altra grande figura di Bologna, ma studiando praticamente quei maiali, negli allevamenti di maiali che non si ammalavano di gastroenterite, praticamente sono stati isolati molti dei microrganismi che oggi vengono commercializzati sotto altri nomi, ma che spesso hanno origine dalle feci dei maiali che stavano bene, che erano in salute, e che quindi si sa, cerchiamo di capire questi lattobacilli, questi bifidobatteri di origine diversa, cosa fanno, e si scopre dei mondi meravigliosi. Quindi dal parmigiano praticamente ai maialini in salute, il mondo dei microrganismi ci ha insegnato lezioni importantissime. Naturalmente prima ci hai raccontato che se la stragrande maggioranza appunto dei microrganismi sono per noi di aiuto, in caso contrario ci saremmo estinti molto tempo fa, diciamo, no, Duccio? Ma però portaci, come dire, nella concretezza della nostra vita quotidiana, perché parliamo di probiotici batteri, di lieviti, poi c'è la questione del kefir, portaci in questo mondo a questo punto, Duccio. La cosa che io volevo cominciare a affrontare, anche con i suggerimenti dal pubblico se ha un interesse specifico, a portare tutti voi alla scoperta praticamente di quel pezzo di mondo che noi probabilmente abbiamo veramente dissociato negli ultimi 20, 30, 40, 50 anni. Cioè io in realtà metto l'inizio della dissociazione negli anni 50, secondo me è lì che praticamente arriva il grande delta. Perché? Perché ai tempi di Collat, ai tempi di Mechnikov, i microrganismi venivano assunti assieme
almeno Messico per un caso estremo, ma altrimenti insieme a degli alimenti, si scopriva degli alimenti che erano di particolare interesse. Oggi ci viviamo in un mondo di pasticche, no? E il problema del mondo di pasticche è che spesso la pasticca da sola non basta. Perché? Perché i probiotici vivono assieme a degli alimenti, va bene? Quindi qui si apre, a mio avviso, un mondo che è ripensare il ruolo dell'alimentazione, e ripensarlo in un'ottica di quello che gli inglesi dicono self-sustainability of health, cioè automantenimento in salute, no? E mentre tutti vi dicono, hanno detto sempre, mangiate molte fibre, le fibre sono importanti, benissimo, però le fibre senza quei microrganismi che si accompagnano alle fibre rendono queste fibre spesso indigeribili. Quindi è un mondo, è un percorso che ognuno di noi deve intraprendere per recuperare quei microcosmi interiori, va bene, che ci aiutano a mantenere l'equilibrio fra noi e i nostri alimenti. Un esempio che secondo me è incredibile ed è bellissimo è quello dell'intolleranza al lattosio. Studi recenti sull'intolleranza al lattosio, voi non tutti lo sanno, ma il gene umano che degrada il lattosio si spenge, va bene, cioè non funziona più, quando noi passiamo i 2 anni di vita, quando finisce l'allattamento, 2, 3, 4 anni, dopo un po' diventiamo tutti intolleranti al lattosio, perché quell'enzima praticamente non funziona praticamente più, va bene? E noi ci siamo salvati grazie a quei batteri che degradando il lattosio, va bene, lo rendono digeribile, cioè è una funzione persa dall'uomo, non da tutti, ma da una gran parte delle popolazioni umane, che viene compensata da questo mondo microbico. Però i microrganismi da soli non stanno bene. I microrganismi per affermarsi, coesistere nel nostro intestino, hanno bisogno di reti, comunità complesse, cioè prendere un batterio e sperare che con quello, prende un lattobacillo, risolto tutto, è di nuovo un atteggiamento semplicistico di un mondo che assume una medicina. Allora forse è meglio trattarli come un'assunzione di comunità microbiche nel loro insieme. Ad esempio il kefir è un esempio che io porto sempre, perché è un esempio meraviglioso di cooperazione fra lieviti e batteri. Ora voi non lo sapete, ma uno dei lieviti che si trova nel kefir, si chiama Saccharomyces cerevisi, lo rivedremo, ha 2 strategie per sopravvivere. Quando fa il vino, la birra e l'alcol, scatena una guerra batteriologica, una guerra chimica contro gli altri batteri del suo mondo, perché praticamente comincia a produrre etanolo, acido acetico, e uccide tutti gli altri batteri che sono presenti all'interno dell'uva fermentata. Va bene? Così facendo ci stabilizza il vino, che di fatto non è altro che una bevanda liquida. Va bene? Il vino è una specie di pane liquido, perché è evoluto come un modo per mantenere il vino. Va bene? L'alcol poi ha anche altri effetti, ma vedremo, insomma, nella evoluzione delle storie umane, è una storia molto interessante, non voglio affrontare oggi. Nel kefir il lievito cambia stile, invece di essere un aggressivo, un combattente, di tirare le bombe, comincia a collaborare con i lattobacilli. Perché? Perché nel kefir non c'è il glucosio che il lievito sa usare, c'è una fonte di zucchero che non sa usare, cioè il lattosio, va bene? Allora cosa fa il lievito? Collabora con i lattobacilli che dividono il lattosio in galattosio e glucosio e glielo danno. E lui cosa fa? Lui dà in cambio il lattobacilli aminoacidi, che i lattobacilli non sanno fare. Quindi si costruisce questo sistema complesso, questa comunità, che fa il kefiran, che sono questi granuli praticamente. E voi dovete sapere che fra i microrganismi praticamente che sono stati riconosciuti da EFSA, quindi dai vari enti internazionali, come avere dei claims che vengono confermati, cioè uno dei pochi claim di probiotici per cui si dice sì è vero, è proprio un lievito, che è un cerevisi, chiamato Saccharomyces boulardii, che è utilizzato per trattare la diarrea del viaggiatore. Va bene? E funziona meglio quando lo si prende con dei lattobacilli, ad esempio con una miscela di lattobacilli, con il VSL3, al che la cosa che vorrei dire al pubblico è: voi potete fare molte scelte nella vita. Io ho scelto quella che invece di prendermi una pasticca di boulardii, una pasticca di VSL3, mi prendo del buon kefir fatto in modo naturale
e la mattina ho risolto in parte il problema, però sono stili di vita. Non c'è dubbio. Duccio Cavalieri va direttamente nella valle di Yagnob in Tagikistan a prendere i lieviti da latte di capra fermentato. No, scherzo, Duccio, si scrivono molti ascoltatori. Cioè, Cristiano dice una cosa molto tra virgolette divertente, un po' noir, che dice: buongiorno Raffaele, ognuno si suicida coi mezzi che ha, dice Cristiano, giustamente, non c'è alcun dubbio, riferimento a quello che dicevamo prima. E poi ancora, e i fermenti lattici sono probiotici? Punto di domanda. Hanno lo stesso problema di aver bisogno di cooperazione per funzionare? Grazie per tante nozioni, dice un ascoltatore o ascoltatrice. Una battuta veloce su questo, Duccio? Velocissimo, è che sì, i fermenti lattici, lattobacilli, no, delle kefir, sono proprio la base dei probiotici. Cioè, studiando lo yogurt, il kefir e altri oggetti, sono stati sviluppati praticamente i probiotici. E sì, i probiotici lavorano bene in comunità, cioè riescono a esercitare i loro effetti benefici nell'intestino umano quando ristabiliscono quella rete praticamente di interazioni corretta, che non sempre vede i lieviti. I lieviti sono dei passeggeri, è un discorso particolare, però non c'è una monocultura di un microorganismo che funziona nell'uomo. In natura raramente funziona la monocultura. Ecco, in noi, nei nostri microcosmi, la biodiversità è un indice di ricchezza e di equilibrio, e quindi quei lattobacilli, quei probiotici vanno a incastrarsi sono un pezzettino di un puzzle e sono associati ai prebiotici, cioè funzionano se si prendono praticamente alimenti che ricchi delle giuste sostanze per questi cibi. Quindi è un insieme: prebiotici, inulina, mela. Insomma, è stato visto, per esempio, che la mela e molte molecole della buccia della mela favoriscono praticamente la crescita di batteri giusti. Questo di nuovo è un altro mondo. Però ti volevo chiudere dicendo che il nostro esperimento nella valle dello Yagnob in Tagikistan ci ha dato un esempio di come si può vivere di probiotici, perché questo popolo è curarsi. Perché questa popolazione, gli Yagnobi, dalla caduta dell'Unione Sovietica, è rimasta abbandonata in una valle a 3.000 metri praticamente, a 2005-2008, senza medici e senza accesso alle cure mediche. Praticamente la loro medicina è questo kefir particolare che contiene questo mondo di microrganismi e che allena a rispondere bene il loro sistema immunitario. Quindi, insomma, sono mondi interessanti. E per finire il suicidio di Ilya Mechnikov, volevo dire all'ascoltatore che Ilya Mechnikov non toccava le armi, era un convinto pacifista e fece una campagna per il non intervento nella guerra 14-18 e piangeva quando al Pasteur arrivavano notizie dei giovani studenti che lui seguiva morti al fronte praticamente nella Marna. Quindi era una figura veramente incredibile, straordinario. Quando si parla di kefir, caro Duccio Cavalieri, il nostro numero WhatsApp impazzisce, perché dove si trova del buon kefir, quello del supermercato è buono lo stesso. Quindi immaginiamo qualcosa di specifico prossimamente, perché è sempre un tema che suscita un grandissimo interesse. Nel frattempo a me non rimane che ringraziarti e salutarci. Duccio Cavalieri, grazie. Grazie Raffaele, grazie agli ascoltatori e viva i nostri microcosmi. Microcosmi, viaggio nella biodiversità dell'infinitamente piccolo, il mondo dei microorganismi, raccontato da Duccio Cavalieri e Raffaele Palumbo.